stimo molto Maldini come tutti, quindi non ho motivi particolari per non pensare che lui voglia rientrare nel Milan. Ma leggendo queste robe, io se fossi Fassone gli dico: caro Maldini, pigliati la tua storia, te la impacchetti, te la porti a casa, perché nel Milan non c'entri. Perché come può Maldini dettare delle condizioni? È vero, hai giocato per tanti anni ad altissimo livello, sei uno dei più grandi giocatori rossoneri della storia, ma vuoi entrare nel Milan, comandare, fare cose che non ti sono mai appartenute, non c'è mica da battere un rigore o da marcare qualcuno, c'è da guidare una Ma non società l'ha mai nuova che fatto si sta nessuno, organizzando. Enzo. Enzo, con questa rapidità, un ex, te lo dice uno che ha giocato a calcio 20 anni, non l'ha mai fatto nessuno, non ha mai comandato nessuno nel momento il copia e incolla. Smetti di giocare a calcio, improvvisamente, Allora io dopo un anno o due vai a comandare potere totale, ma non esiste. Devi Allora mi fare chiedo, un apprendistato, una trafila, devi crescere, come tutti i devi lavori, dai. imparare come tutte Le i cose, lavori, le certo. cose, ma. Allora io mi chiedo e vi chiedo, ma Maldini vuole davvero bene al Milan o È vuole quello bene che ha solo a se detto stesso? Emanuela Iaquinta, hai ragione. Eh sì, O vuole bravo bene Enzo, solo a se perché stesso? o pecca di poca umiltà oppure fa delle proposte che sa già che gli dicono di no. Esatto, e quindi E salva però, come si dice, capre e cavoli, nel giusto, senso che i giusto, tifosi dicono: giusto, beh, però Maldini ha giustissimo, attaccato la maglia, come vorremmo giustissimo, Maldini. E però lui rimane lì comunque ma salvo, posso farti i diciamo, no? complimenti? Grazie. No, ha ragione, brava Manu, brava, brava, giustissimo, Fair play. giustissimo. Enzo, sei d'accordo con l'analisi di Manuela? Perché tutto sommato non fa una piega, se dobbiamo parlare a livello giornalistico e non solo. Sì, è un'analisi che può essere corretta di sicuro, ma io cerco di demolire certi miti, lo demolisco perché no, non mi interessa. Allora, se Maldini volesse veramente il bene del Milan, appena ha visto il telefono sulla rubrica Fassone, vengo, avrebbe risposto subito: guarda, prendo il telefono, vengo subito, sono già lì, datemi qualsiasi incarico perché voglio portare il mio contributo, piccolo, grande, la mia storia per rifondare il Milan. Poi se devo fare il centralinista o devo fare il presidente lo deciderete dopo. Questo era l'atteggiamento corretto di un grande campione e di una persona umile, ma forse l'umiltà Maldini non sa cos'è, e il grande campione è rimasto il giorno quando qua a Firenze ha smesso di giocare a calcio, applaudito l'intero stadio, e la sua storia è finita lì.